piccola percentuale forse è che l'immagine sia in realtà l'immagine speculare dell'originale, perché il basso, che mentre invece in questo dipinto troviamo sulla sinistra del suonatore, invece in quest'opera lo troviamo sulla destra. Quindi è possibile che sia un'immagine speculare, ma bisogna anche dire che il suonatore, perché qui non so se voi lo potete vedere, ma sono due suonatori. Quindi abbiamo il suonatore che sta alla parte destra, che sembra imbracciare lo strumento in maniera invertita, mentre invece il suonatore sulla sinistra è di profilo, non si capisce bene, ma si potrebbe intuire che utilizzi la stessa posizione che invece troviamo in quel dipinto. Sicuramente oggi è molto più usuale vedere quella posizione rispetto a questa, e io penso che forse in realtà si sia sempre utilizzata quella posizione. Comunque sia, Un probabile errore della persona che ha realizzato potrebbe essere. la matrice. Potrebbe essere un errore di chi ha realizzato la matrice. Insieme appunto a Graziano abbiamo pensato anche di realizzare, diciamo, proprio l'accompagnamento per queste opere, e quindi in questo caso. Allora, in questo caso, vedendo il dipinto, io dedurrei che stanno suonando un accompagnamento religioso. Adesso ve lo faccio anche sentire. Mentre invece, nell'altro caso, le persone si tengono per mano, sono molto vicine. Da questa angolazione non lo possiamo dire, però sembrerebbe, insomma, un semicerchio, non lo sappiamo, però io direi che stanno ballando. Quindi in quel caso il suonatore sta facendo un ballo e azzardo anche nel dire che lo strumento utilizzato è o una mediana o una fiuda, comunque sia un'acroba di mediana, perché l'acroba di mediana e fiuda è la stessa. E quindi io azzarderei a fare questa ipotesi e vi faccio sentire la mediana. Bravissimo. Allora, abbiamo nella struttura il basso, che è la canna più lunga, che è legata a Samancosa. Il basso ha un solo foro e fa una sola nota, generalmente è la tonica, quella che dà la tonalità. All'apice troviamo l'ancia, le ance utilizzate sono ance semplici battenti e si trovano una per ogni canna, le canne sono tre, quindi abbiamo tre ance. Quindi stavo dicendo, Samancosa, che è legata al basso, ha invece quattro fori a differenza del basso. Questi quattro fori sono diteggiabili. Però quando vengono chiusi tutti, vedete, si impugna così. Quando vengono chiusi tutti, emette comunque un suono, perché lo strumento si suona con la tecnica del fiato continuo, quindi il suono è ininterrotto. Quando tappiamo tutti i buchi, suona serre fino. Serre fino è una nota che spesso viene assorbita dal basso perché è una nota affina, diciamo così, potrebbe essere una terza, una quinta, comunque una nota molto vicina, tra virgolette. Poi abbiamo Samancoseda, è una canna libera, sta da sola, anche questa presenta quattro buchi diteggiabili più serre fino, che è il buco che suona quando tutti gli altri sono chiusi. Li faccio sentire uno a uno così capite più o meno. Quando è che sono uno e quando è che sono l'altro.
faccia, se avete visto, è all'interno della cavità. Quindi le vibrazioni nascono praticamente dentro di noi. Quindi, specialmente all'inizio, si prova una strana sensazione nel sentire gli altri e sentire se stessi. E anche quando ci si sente tramite registrazioni, dice, ma questo sono io, faccio così schifo. Io ogni tanto penso all'anno, perché molte anni fa mi ho quasi chiedato a Luigi Lani, a venire ogni anno per un... Cosa ne ha fatto a Luigi Lani? Sì, per un concerto. E lui aveva una cassetta comunque non più grande di questa. E gliel'hanno rubata alla stazione di Milano. Oddio! Ma avevo un sacco di momenti con questa, più grande di questa cassetta. Immaginate la faccia del ladro che apre e trova questo pezzo, c'è rimasto male dopo questo romatto che se quel ladro avesse saputo quanto il tesoro che c'è, quanto Luigi era disposto, ma è disposto anche oggi a pagare. Abbiamo fatto le annunci sul giornale, l'ultimo sul Corriere della Sera, per ricollegarci al quadro. Volevo dire una cosa, vedendo questo quadro, ho visto su Stracascio, aperto, così in terra, sapendo che questa gente sta ballando, questo. Quindi va avanti, va indietro. Ah, la valigia. Su Stracascio è uno, non ve lo dico, su Stracascio è il contenitore. La contenitore in pelle dove vengono contenuti gli strumenti. Quindi dicevo, vedere su Stracascio in terra così aperto, in balia di chissà quale piede, questo deve essere un dettaglio ma che li faceva il padre? Io non penso che, no, ma guarda, che nessun suonatore avrebbe lasciato i suoi strumenti così. Ma nasce per un fine puramente c'è un dettaglio, se mi permette. Quasi tutti i viaggiatori dell'Ottocento, quando scrivono la Unedas, sembrerà strano, si concentrano su un dettaglio, su Stracascio. Quanto piace questa cosa, Stracascio è una derivazione da Turcasso, praticamente dalla faretra, per le frecce, praticamente dalla faretra. E c'è questa strana griglia nella descrizione del su Stracascio, dice... Sulle Laonedas dicono tante fesserie, molto spesso parlano, addirittura c'è gente che parla di cinque canne, come se questi fossero un organo, il sommiere di un organo. Ma questa cosa su Stracascio compare, quella di attraere, no, e probabilmente non è un caso che a lui che in qualche modo ci infila chiaramente al centro della situazione. Esatto. Adesso che hai parlato di viaggiatori di Sardegna, volevo segnalare di come i suonatori e le Laonedas fossero importanti per la società. Nell'Agius Casalis, quando noi andiamo a cercare Ussana, addirittura parla di, in mezzo ai lavoratori, quindi abbiamo chi lavora la terra, chi ha il bestiame, in mezzo a tanti mestieri troviamo il mestiere di zampognaro. Possiamo immaginare a che cosa si riferisse. 20 persone che vivevano di Laonedas a Ussana. Questo ci fa capire l'importanza del musicista, della musica, di come fosse importante per la società, anche perché in questi momenti così di convivialità era forse uno dei pochissimi momenti dove un uomo poteva avvicinarsi a una donna, poteva fare nuove conoscenze, poteva, chissà, magari conoscere sua futura moglie. Quindi era molto importante la musica, era molto importante il musicista, il laonedista, le laonedas. Quello che noto quando vedo sempre queste raffigurazioni, questa è tra virgolette giovane, ha solo 150 anni, però se vediamo il bronzetto che ne ha molti di più, lo strumento viene presentato quasi sempre nella stessa maniera, ci sono pochissimi dettagli che cambiano. Quello che sta cambiando oggi, quindi, che cosa è?
cosa sta cambiando oggi? Sta cambiando il modo di interfacciarsi con lo strumento. Roberto, ti vedo impaziente. No, dai, bisognerebbe aprire una parentesi grande come questa sala. Sì, sono troppo nel dettaglio. Non tocchiamo. Vogliamo sentire un altro pezzo? Quello che sta cambiando oggi è forse il modo di interfacciarsi con lo strumento. Quindi, sino a 50 anni fa, magari, chi voleva imparare, che cosa faceva? Cercava un maestro, chiedeva di poter iniziare il percorso e spesso l'allievo andava a vivere col maestro. Spesso si creava veramente un legame quasi di padre e figlio, se vogliamo, quasi un'adozione. E il legame era molto stretto, molto vicino. Oggi invece questo sta cambiando. Lo strumento è comunque vivo, è presente, però ci sono le scuole, non c'è più il rapporto uno a uno. Il rapporto sta diventando magari 1 a 5, 1 a 10, dipende dalla situazione. Ma c'è anche un altro aspetto. C'è l'aspetto di internet, perché con internet le persone cercano i video su YouTube, sono affamati, ma persone non sarde, non solo italiane, che sono tantissime, ma di tutto il mondo. Le persone sono affamate di sentire la nostra cultura, la musica delle Leonidas. Mi è capitato di fare tutorial di Leonidas semplici e di vedere magari una persona che si guarda il video centinaia di volte. Quindi quella persona sta imparando. Se, questo l'ho visto per esempio nella respirazione del fiato continuo. Le persone... in sintesi la tecnica, no? Mi incuriosiva. Quindi per tornare... C'è fame di cultura, c'è fame di Leonidas. Adesso su richiesta della professoressa. Ci sono molte donne adesso che sono molte ragazze. Sì. Non erano solo attrici di Leonidas. No. I ruoli ritornavano al ruolo della donna. Vabbè, me lo fa anche con piccola. Non si applicava a lavori artigianali. La camicia era per le bollicine, ma si batte il dito. Su richiesta della professoressa vi spiego così in maniera un po' leggera la tecnica del fiato la tecnica del fiato continuo. Allora siamo ancora in tempo. Allora, la tecnica del fiato continuo in cosa consiste? Consiste nel emettere aria presente all'interno della cavità orale, quindi precedentemente immagazzinata, nel momento dell'inspirazione. Quindi noi solitamente buttiamo fuori l'aria dei polmoni, però naturalmente non possiamo buttare fuori aria per sempre. C'è un momento, che è un momento critico, dove noi dobbiamo respirare. Allora in questo momento noi contraiamo i muscoli che ci sono nelle guance, e ce li abbiamo tutti, basta fare così e vi accorgete che ce li avete tutti questi muscoli. In questo momento contraete i muscoli delle guance e inspirate col naso, ma è un momento brevissimo, specialmente quando si inizia, il momento è brevissimo, ci si deve accontentare, non si può pretendere di prendere tutta l'aria di cui si ha bisogno. Quindi è un momento critico. Allora io adesso butto fuori l'aria dei polmoni. Ho bisogno di respirare. Mentre inspiro, contraggo le guance. Ma è velocissimo. Bisogna allenarsi. Però è abbastanza semplice. E con questo mi riallaccio a un'esperienza. Un'esperienza che sicuramente non hanno fatto i nostri avi, di fare una lezione di fiato continuo su Skype, per giunta in inglese, perché l'allievo stava in California. Io l'inglese non è che sia... lo mastico poco, quindi già
avevo la difficoltà dell'inglese, ma sono riuscito comunque a trasmettergli questa tecnica. Quando poi l'allievo ha capito qual era il problema, ha mollato. Il problema non è la tecnica del fiato continuo, perché con la tecnica ci arriviamo tutti. Inizi con la cannuccia, la stringi, fai passare poca aria, rendi la cosa facile, poi allarghi. Quando sei un po' pratico passi la mano Z, poi prendi la crova, che sono due canne, poi passi con le tre canne. Il problema è la tecnica con cui si suona. Ci vuole un sacco di tempo solo per capire come mettere la mano, perché è un po' scomodo, eh? Un po' scomodo. Bisogna capire come mettere la mano, bisogna capire che lo strumento suona quando si aprono le dita, non quando si chiudono. Bisogna capire che bisogna stare rilassati, non bisogna mai stringere, perché non si riuscirebbe ad avere il controllo di ogni singolo dito. È questo che limita un po' tra virgolette, un po' l'apprendimento. Quando questa allieva ha visto che cosa erano veramente le lanette, ha capito che ha rinunciato. Ed è riuscito a fare un fiato continuo. Allora, se avete domande, qualche questione. Ci dovevi far sentire il pallo? Era il primo consolato? Sì, sì, la già fatta. Colpa mia che non ve l'ho presentato. E vogliamo il replay. Fai un altro ballo. Questa è una fiuda in re. Fiuda in re. Fiuda Bagadia. Era vedova senza essere sposata, insomma. La classica testa.